Gianluca Lo Befalo, QW Capital, buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio, ben trovati a voi. Allora Gianluca, ti chiedo subitissimo un parere da qui a fine anno sull'equity americano, considerando ovviamente che i mercati forse stanno già apprezzando rialzi dei tassi in anticipo. In realtà è una situazione molto contraddittoria al momento, perché sicuramente quello che ci aspettavamo fino a pochi mesi fa, uno steepening della curva, in realtà adesso c'è stato un flattening importante. È chiaro che il componente inflazione, la discussione sulla transitorietà o meno dell'inflazione ha avuto un center stage che forse è anche un po' eccessivo. Sicuramente l'inflazione è il tema dominante, ma il problema è un sistema di inflazione e un relativo giusto livello dei tassi deve essere confrontato con l'ambiente in cui siamo. Cioè, io ho visto negli ultimi giorni molti confronti, giustamente, della situazione attuale macroeconomica rispetto a quello che era 30 anni fa, e cioè l'ultimo caso in cui abbiamo avuto un'inflazione di questo livello. Allora, premesso che secondo me è un attimo un po' prematuro, io sono sempre stato del campo che non riteneva certo dare una componente di transitorietà a questa inflazione, ma questo non significa che per certamente duratura, è soltanto che ancora non avevamo qualche mese fa, ne abbiamo un po' adesso, ma non possiamo ancora darlo per definitivo, certo che l'inflazione sia duratura. Sicuramente meno probabile che sia transitoria. Detto questo, il confronto che si faceva appunto con il precedente periodo in cui l'inflazione era così elevata, stiamo parlando dei primi anni 90, la gente diceva vabbè, ma non è un problema perché effettivamente i tassi reali al momento sono negativi, i tassi nominali sono bassissimi e quindi i tassi reali sono negativi, mentre nel precedente periodo, primi anni 90, avevamo dei livelli di tassi molto più alti quando avevamo un'inflazione comparabile. Sì, attenzione, però dobbiamo tenere conto anche che l'indebitamento sia a livello nazionale che a livello di singole società, quindi sia corporate, privato, che nazionale, sovranazionale degli stati, era una piccola percentuale di quello che è adesso. Gli Stati Uniti erano intorno al 60% di debito su GDP, adesso siamo ben oltre il 100%, e questo livello di indebitamento verso GDP è anche precedente alla fase pandemica. Quindi in realtà il problema è la sostenibilità del debito, il problema dell'inflazione e dei tassi non è un qualcosa che dobbiamo valutare in assoluto, ma deve essere collegato al livello di indebitamento. Il vero problema è quello. Ecco, questo era un punto piuttosto importante. Tra poco torneremo senza alcun dubbio alla Fed e soprattutto quello che potrebbe fare in futuro, perché effettivamente l'inflazione disturba il potere d'acquisto degli americani e diminuisce anche notevolmente. Intanto però ti volevo chiedere un parere sulle trimestrali. Abbiamo visto questa settimana tantissima volatilità per quanto concerne Tesla. Elon Musk ha venduto circa 5 miliardi di azioni di Tesla, e poi abbiamo visto ieri Disney e Beyond Meat che hanno decisamente deluso il mercato. Una ecovalutazione non a livello di singoli titoli, ma una valutazione in generale su tutto ciò che accade a livello trimestrale, perché non proprio tutto è rose e fiori. No, diciamo che però in asso, se dobbiamo dare una valutazione sintetica, le trimestrali sono state positive. Certo. Cioè abbiamo avuto più sorprese, una percentuale maggiore di sorprese positive o di sorprese negative. Il settore finanziario, per esempio, ha dato dei risultati molto solidi. È ovvio che il mercato è così. Noi siamo stati abituati a questo periodo un po' di Goldilocks, diciamo, tra la fase successiva alla crisi finanziaria del 2009 fino al 2018, dove sembrava che ci fosse una equidistribuzione delle buone notizie e raramente delle cattive notizie. Ma il mercato finanziario e il sistema finanziario in generale deve essere caratterizzato da diversità, situazioni e settori che vanno bene e situazioni che vanno male. Chiaramente Disney è una delle società, anche l'anno scorso ha sofferto molto per un discorso di chiusure, e anche perché è un discorso, chiaramente, nel momento in cui si prevede un minimo di peggioramento della situazione di questa pandemia, che speriamo di togliere dai radar al più presto, quantomeno come emergenza, ne soffre di più di quanto ne possono soffrire altri settori. Però ecco, io mi preoccuperei più degli eccessi. A me ha sorpreso che l'altro giorno c'è stata un IPO di una società che dovrebbe produrre auto elettriche e SUV, quindi tutto
tutta una gamma di macchine elettriche, è uscita sul mercato con un IPO, aveva dato la possibilità a chi aveva preordinato delle macchine, perché pare che fino ai prossimi 2 anni non riuscirà a deliverare le macchine già vendute, ha dato la possibilità di un diritto di acquisto di azioni in IPO. Ecco, queste persone sono trovate a guadagnare. Immagino che stai parlando di Rivian che stiamo di Rivian, mostrando. Esattamente. Infatti era previsto un IPO a $78, invece c'è stato a $100, anzi 102, attualmente a $110 per azione. Stiamo parlando di una società che prevede un potenziale profitto di $1 milione il prossimo anno, quindi zero, e adesso vale più di Ford e vale quanto General Motors. Ripeto, per quanto io in primis guido una macchina elettrica, sono convintissimo della rivoluzione che stiamo avvedendo, però queste valutazioni sono veramente, fanno paura, fanno venire la paura di una bolla da qualche parte sicuramente. Guarda, hai fatto un punto molto interessante e Gianluca qua ovviamente mi viene da chiederti come mai gli investitori sono completamente abituati ad acquistare titoli, hai citato Rivian in questo caso, ma anche il Tesla lo era solo un anno fa, un titolo senza profitti, anzi con delle perdite, cioè investire nelle idee forse, non aziende non profitable companies, cioè non aziende che comunque registrano utili piuttosto importanti. Poi nel caso di Tesla c'è stato quel passaggio importante, per carità, non è paragonabile, però Rivian nel caso hai detto ha una capitalizzazione piuttosto importante per un'azienda che ecco, a livello di balance sheet è messa male. Sì, 89 miliardi di dollari, insomma, è una cifra incredibile. Il punto è che è giusto premiare i cosiddetti disruptor, cioè Tesla comunque, uno può criticare quanto vuole Elon Musk, però è effettivamente un genio. A me ha fatto ridere l'altro giorno, ho sentito la sua intervista che diceva ma voi cosa volete da me? Io ho rivoluzionato il mondo del mercato delle macchine elettriche, sto preparando dei missili che dovrebbero aprire al turismo spaziale e vi aspettate che io sono una persona normale? È normale che mando dei tweet un po' strani. Io l'ho trovato una forma di umiltà e intelligenza straordinaria, perché è vero, i geni non è che sono tutte persone normali, o sono geni o sono persone normali. Quindi, premesso che quindi è giusto premiare nelle valutazioni delle società che vanno a disrupting, come anche tutto il mondo che abbiamo visto del cripto, del digitale, è chiaro, sono delle rivoluzioni. E chiaramente, quando però queste valutazioni si estendono un po' a tutto il mercato, ne rappresentano la maggioranza, questo è il problema. Cioè abbiamo avuto sempre quello che differenzia la bolla da un mercato che invece premia il disruptor. Se il disruptor, l'innovatore, subisce delle valutazioni che non rispecchiano i profitti, e ci sta, perché si premia l'idea, si premia la rivoluzione, i potenziali profitti futuri. Anche Amazon ha avuto negli ultimi, l'anno scorso se non erro, i primi 2 quarter consecutivi di profitti fino a poco tempo, però perché uno premiava Amazon? Perché ovviamente Amazon era prevedibile che avrebbe dominato il mercato del retail a livello globale, ha rivoluzionato il mercato retail, quindi è giusto che sia questa premiazione. Quando però vediamo che ci sono questo tipo di valutazioni a livello di quasi tutto il mercato, della stragrande maggioranza, lì c'è il rischio di bolla. Non necessariamente siamo lì adesso, però sicuramente quella che è stata un'eccessiva politica monetaria, non durante la pandemia, attenzione, quindi pre-2019, ma soprattutto anche durante un po' subito dopo la crisi finanziaria, e questo forward guidance, cioè questo eccessivo guidare le aspettative da parte delle autorità monetarie degli investitori, va bene nei periodi di crisi, sono situazioni e misure di emergenza, ma nella definizione di emergenza è implicito un lasso temporale di applicazione limitato. Se passiamo ad anni, per definizione non possono essere emergenze, e per definizione purtroppo gli effetti collaterali negativi superano quelli positivi. Non lo dico io, ma lo ha confermato in un'intervista molto interessante l'uomo del giorno, perché al momento per il COP26, come dicevi 2 secondi fa, è al centro dell'intenzione internazionale, cioè Boris Johnson, che ha fatto presente proprio da un'intervista sulla BBC, non so se è passata in Italia, ma sulla BBC dal Colosseo, in cui faceva presente come la fine dell'impero romano è effettivamente associabile ad una quasi un quantitative easing ante litteram, dove le autorità centrali romane iniziarono a ridurre
il contenuto di metalli preziosi dentro i sesterzi con le valute dell'epoca, questo creò una vera e propria iperinflazione e ci fu un'erosione del potere centrale di Roma. E lui dice che questo è anche collegato all'inizio del Dark Age dell'Europa. Ora non so se questo è possibile, però attenzione, e lui dice questo può risuccedere, io mi auguro che è un eccesso, però il messaggio è quello: molte volte politiche eccessive per lungo tempo hanno degli effetti pericolosi. La stessa cosa successe a Venezia nel 1615, che fu il primo caso di quella che viene chiamata Modern Monetary Theory. Una politica fiscale eccessiva portò all'involuzione di Venezia. Beh, poi anche il Boris Johnson, decisamente anche lui non è una persona comune, sicuramente non mi sembra il genio Elon Musk, però potrebbe anche aver ragione, saremo assolutamente a vedere anche lui spesso con delle dichiarazioni molto molto interessanti e soprattutto controtendenza. Innanzitutto, tornando invece sulla Fed, ovviamente che si trova in un momento estremamente particolare, nel senso che comunque l'economia si trova ai livelli pre-pandemici, però l'inflazione è molto più elevata rispetto ai livelli pre-pandemici. Si cercava effettivamente per anni a raggiungere il target dell'inflazione del 2%, lo era difficile sia per la Fed, ancora di più per la BCE, e dunque in questo caso che cosa bisogna fare? Nel senso, sono già in ritardo a livello di rialzo dei tassi, a tuo avviso, come in inglese si direbbe, behind the curve o meno? Allora, facciamo una premessa: prima di tutto è molto difficile essere nei panni chiaramente di Powell o di qualunque componente del consiglio decisionale delle autorità monetarie, perché è più facile per noi commentarlo, certo. E non avere la e quindi molte volte quando per esempio si criticano alcune dichiarazioni bisogna stare attenti, le nostre dichiarazioni potrebbero lasciare il tempo che trovano, una loro parola detta in un modo più o meno eccessivo può provocare delle situazioni estremamente complesse sui mercati, quindi va sempre filtrata. Molte volte un'eccessiva prudenza da parte di Powell o di chi per lui in realtà va considerata anche per il ruolo che hanno. Quindi è chiaro che è ancora presto per dire se sono behind the curve. Sicuramente è stato un po' eccessivo forse dare quella quasi certa componente di transitorietà all'inflazione qualche mese fa, però è indubbio che io sono convinto che lo stanno valutando sicuramente se aumentare i tassi. E non dimentichiamo, prima di quando è previsto, cioè prima del fine 2022, tenete conto che comunque queste valutazioni sono molto complesse. Io ricordo che nel centro proprio prima della crisi finanziaria del 2008 ci fu una testimonianza che fece storia di Bernanke al Senato americano, in cui escludeva nella maniera più assoluta il rischio di recessione degli Stati Uniti nei successivi 6 mesi, e poi dopo poche settimane uscì che gli Stati Uniti erano già in recessione. Quindi qui non si parlava di una previsione errata, addirittura di una mancata misurazione, ma non è perché la Fed non è competente, è perché queste sono variabili molto difficili da prevedere e da misurare, l'inflazione, il prodotto interno lordo. Quindi io che voglio dire? Non voglio dire quindi non si deve fare lo sforzo di misurarle. Il problema è che dare troppa importanza a delle misurazioni e a delle aspettative delle autorità monetarie su questo, è quello il vero problema, l'eccessiva sensibilità, l'eccessiva rilevanza che abbiamo dato a queste valutazioni, che sono importanti ma non dovrebbero essere l'unica determinante a definire gli andamenti dei mercati. Questo è il problema, questa dipendenza è il problema. Beh, questa dipendenza si è fatta ancora più importante nel corso della pandemia, senza alcun dubbio. Poi, per carità, vorrei agganciarmi al discorso che hai fatto, che forse a volte le persone malinterpretano, ecco, quello che ci comunicano i banchieri centrali. In questo caso stavamo parlando di Jerome Powell, però le critiche per quanto concerne il ritardo a livello di, non lo so, reazione nei confronti dell'inflazione, che di solito l'unica reazione è rialzare i tassi, almeno storicamente questa che è stata, vengono anche di persone con un certo track record, anche persone che sono state a posizioni simili alla sua, magari non presidente della Fed, ma ecco nel board, e anche dallo stesso Mohamed El Arian, che è un economista, ripeto, con un certo
certo track record, nel senso non persone a caso che chiacchierano e basta, anche perché effettivamente non si può non dire che gli americani sono in difficoltà a livello di potere d'acquisto. In questo caso, ultimissima domanda, abbiamo visto una reazione molto interessante dopo il dato sull'inflazione di ieri, sia da parte del Bitcoin sia da parte dell'oro. Qual è il tuo commento? Sì, la mia view sull'oro e sul Bitcoin ne abbiamo parlato. Io sono dell'idea che l'oro è sicuramente l'unico vero strumento che ha una storia di 5.000 anni come strumento antinflazionistico. Il Bitcoin lo potrebbe diventare, per il momento è una straordinaria innovazione tecnologica ed è uno strumento iperspeculativo. È ovvio, al momento, se dovessimo continuare a vedere delle pressioni inflazionistiche, è credibile vedere l'oro che almeno mantenga questi livelli o ritorni ai massimi del 2020. Il Bitcoin al momento, giustamente o ingiustamente, è associato a quegli strumenti antinflazionistici, però per me continua a essere una grande innovazione, però al momento è più nella sfera degli strumenti iperspeculativi. Potrebbe poi diventare anche l'elemento principe dei tools, diciamo così, degli arsenali antinflazionistici, però è ancora presto per associarlo a questo. Ottimo, e dunque il Bitcoin non potrebbe essere definito per il momento un strumento antinflazionistico, anche se ieri proprio all'uscita del dato ha raggiunto i $69.000, e cioè nuovi massimi storici. Sì, però non dimentichiamo, il Bitcoin è uno strumento estremamente illiquido. Soltanto il 5% del market cap di Bitcoin è tradato, il 95% in portafogli immobilizzati, quindi quei movimenti sono caratteristici di strumenti liquidi. Questo non vuol dire che a un certo punto il Bitcoin non diventi invece uno strumento molto più liquido, perché invece la stragrande maggioranza inizierebbe a essere tradata ogni giorno. Allora lì potremmo iniziare a vedere effettivamente la vera sensibilità del Bitcoin ed eventualmente svolge un ruolo di inflazione. Queste cose sono dinamiche. Il fatto che il Bitcoin ancora non abbia dato prova di essere uno strumento liquido ed eventualmente uno strumento antinflazionistico non implica che non lo dovrebbe essere in futuro, però non qualcosa che è liquida solo al suo 5%, non è possibile. Grazie mille, come sempre, Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie a voi, buona serata.